Franco è dietro a tutti. Qualcuno mi dice dove stiamo andando. Stiamo andando a vedere il punto preciso dove hanno iniziato. È crollato il ponte. No, capita a volte. Non è piacevole. La giornata si addice. Che dici? Bene, succede. Sì. Non davanti. Cara. Pensiero accendite, siamo per mare, Allora, ma chi è che spiega qua? Ci vuole qualcuno di questo? Mimmo Ranesi, il dirigente. Allora, Mimmo, tocca a te. Allora, l'intervento è questo: demolire questo pezzo e ricostruirlo completamente. Noi stiamo pensando di variare il progetto, per la verità, che vorremmo fare un micatrallo, che attualmente sono tre imbarcati, tolgono due pile e se ne mettono tre. Questa cosa conserva le pile in frana, anche se più forti, perché facciamo meglio, facciamo tre pile nel progetto originale. L'idea è quella di saltarla completamente, fare un unico imbarcato d'acciaio di 76 metri, che consente di non mettere più le pile in frana. Questa è l'idea che stiamo studiando. Questo lo facciamo se e solo se, a parità di costo, perché l'impresa sta già facendo questo, e se e solo se gli studi che stiamo facendo ci danno ragione. Nel frattempo abbiamo consegnato e stiamo cominciando la demolizione, cominciamo la settimana prossima, perché mentre facciamo la demolizione, ci vuole un mese, lavoriamo a chiudere l'esecutivo che l'impresa ci deve portare. Questo tipo di intervento accelera anche sui tempi? Non lo possiamo dire, lo sapremo quando cominciamo. Avete fatto 5 mesi. Sento che vogliono andare a 4 e mezzo. Esatto, sono ridotti a 4 mesi. Dobbiamo tentare 4 e mezzo, però non diceva che. Cioè abbiamo 5 mesi da contratto con 3 turni. 3 turni significa che lavorano 24 ore su 24, lavoreranno. Non scherziamo, qua c'è bisogno di grande sicurezza, grande attenzione, e soprattutto qua ci devono passare noi, i nostri figli, i nostri nipoti e i nipoti dei nostri nipoti. Diciamo, fa una cosa, a Dio comanda, sembra aperto, 15 ore, secondo me li possiamo anche vedere. Naturalmente nell'ottica del Presidente, cioè di fare più in fretta possibile e meglio possibile. Questo cercheremo di fare con i nostri bene pochi mezzi. Credo che sia un bellissimo messaggio un po' a tutta la comunità, no? Settimana prima dopo, l'importante è che si prenda in mano questo e poi ovviamente dovremo riaffrontare complessivamente il problema della viabilità nel Cilento. Mi aggiusti una strada, se ne cade un'altra, è l'ira di Dio, quindi qui possiamo fare gli investimenti anche importanti. Comunque siamo cominciamo. Sono passati pure 3 anni, nel 2014, quindi mo 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, l'importante è fare presto. Noi l'abbiamo dimenticato. E anche quella facciamo prima. Facciamo due anni. No, con lo stesso stanziamento rientrano in questo finanziamento. Tino, una parte è già fatta, poi c'è un altro mezzo che facciamo. Una cosa.